Pina, siamo arrivati alla 20ª puntata e qui non c'è nessuno. Ci siamo noi. Ci siamo noi. Ma presenti tu. Perché certo. Io sono molto teso. Ho molto paura. Certo. Ho molta paura. Ci date, pensi tu? Allora, questo è il microfono. C'è Bijou che c'è un'esperienza. Guarda come trena. E lei è una ragazza di esperienza. Visitate? Allora, sì, fidati. Allora, parla qui. A tutti i telespettatori. Ai milioni di telespettatori. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Vi auguriamo un buon pomeriggio, buon proseguimento a tutti. E comincia Bijou. E quindi noi che facciamo? Noi pigliamo e ce ne andiamo. Ma no, non mi lasciate. No, allora. Devo stare con te. Digli, cos'è che ci presenti? Ecco, cosa ci fai sentire? Oggi per fare una cosa nuova canto. Ma cosa? Il titolo della canzone. Un bel pezzo della Loredana Bertè. Loredana Bertè. Loredana Bertè. E cosa? Cosa ci canta? Sì. Si sente. Sa. Lo sapevo, si sente. Canto il mare d'inverno. Il mare d'inverno? E andiamo a vederci noi il mare d'inverno okay. E lasciamo Bijou. Vieni con me. Andiamo a trovare a Pino, che adesso vediamo. Vediamo che lo becchiamo. Mare d'inverno, sono un film in bianco e nero di solito. Verso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili, corsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. Ed io che rimango qui sola a cercare un caffè. Non considero poco moderno, è qualcosa che nessuno mai considera. Alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità, macchine tracciano solchi su strada dove la pioggia d'estate non fa. Ed io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Posso guardare così bene, questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Passerà il freddo e la spiaggia lentamente si colora. I giornali è una musica banale si diffonde tra nuove avventure, discoteche illuminate piene di bugie, ma verso sera uno strano concerto è un ombrellone che rimane aperto, mi tuffo perplessa in momenti di già.
lasciare sola Massimo. Dov'è Pino? Pino non lo so, guarda, tu hai fatto una gara. Dice che forse l'hanno visto sulla spiaggia di Roccella Ionica che vaga. Vaga. Sì, c'è un bel sole, cioè, ha detto vado a pescare. È perso. Pino va a pescare. Chi mandiamo a chiamarlo? No, adesso al notaio. Adesso è andato il notaio. Sì, allora, perché lui sulle spiagge sa, allora, conosce bene quegli ambienti. Allora, Ciccio. Okay. Io mi allontano? Ciccio, no che ti allontani. No. Ciccio voleva sapere da te. Io però, scusami, Massimo caro, io però oggi ho portato un amico. Un amico? Che è un amico ed è un collega. E lui? A farci con... È lui. Sì, è lui. Scusa, vieni qua. Vieni Sassà, Salvatore Critelli. Sassà, vieni, Sassà, vieni. Una persona speciale. Ciao, un amico speciale. Un applauso per Sassà. È un grande artista. Tutto lo studio. È venuto a farci compagnia. Buonasera, grazie dell'accoglienza. Sempre della nostra Catanzaro. Grazie dell'accoglienza. Funziona, non ti preoccupare. Voleva sapere una cosa, scusami, sì, Sassà, perché guarda questa cosa che ha al polso Bijou. È bellissima. Che cos'è? Questa è una creazione di una mia carissima amica, un'artista anche lei, sì, perché noi siamo tutti artisti nei nostri generi. E la sua azienda si chiama La Desma. La Desma, bellissima. Fa delle creazioni in tessuto, ceramica, è veramente, veramente. Ma è spettacolare, ha capito, maestro? Lei cosa si vuol fare? Beh, no, guarda che a Catanzaro abbiamo... suona, si fa fare due di queste. Abbiamo delle perle, ma ne creiamo una per il maestro, sì. Una per la sola. Abbiamo dei pirla. La nostra Maria ci fa... Qua abbiamo dei pirla, se possiamo farle con i pirla. Bravo Ciccio. Allora, sì, dimmi Sassà, vai. Bene, allora, grazie per l'ospitalità. Grazie a te di essere qui con noi. Niente... Diciamo che è importante dire che io insieme a Giulia frequentiamo da anni la Joint Music di Catanzaro. Io e Bijou, giustamente, perché il nome d'arte Il nome d'arte è Bijou, qui è conosciuta in tutta la Costa Ionica come Bijou. Sì, in questa scuola di Catanzaro che è diretta dalla maestra soprano Anna Virginia Nuzzo, è una bella realtà, sforna... ottimi artisti. Quanto è che frequenti questa? Saranno 5-6 anni. Ora sono anche direttore artistico della scuola. Quando si tratta di pezzoso, sì, quando si tratta sei il referente principale. Sì, quando si tratta di organizzare, No, ma stiamo parlando di Catanzaro. Sì. Diciamo il suo volume arriva fino a Catanzaro. Pensavo. Sì, quando si tratta di organizzare eventi che facciamo noi direttamente dalla Joint Music, ecco, io mi occupo di tutta l'organizzazione, mentre Anna si occupa appunto di preparare gli artisti. È Bijou, la grande artista. La grandissima, sempre il pezzo da 90, diciamo. Noi, tra l'altro, noi ci siamo innamorati dei cappelli di Bijou. Sì, questa è una Bijou. Caratteristica bellissima di tu ne fai Bijou. Uso dei cappelli di Bijou quando sono con lei. Ovviamente. Sono con lei sempre. E niente, se vogliamo spendere qualche altra parolina per la Joint Music, certo, vogliamo dire che nell'ultimo anno abbiamo fatto delle ottime cose, abbiamo fatto un percorso itinerante di spettacolini sulla costa che va da Catanzaro Lido a Sellia Marina, abbiamo fatto degli ottimi spettacoli, ma la cosa più importante l'abbiamo fatta il 20 luglio dell'anno scorso al Teatro Impero di Chiaravalle. Dove abbiamo sponsorizzato il numero regionale Linea Verde Droga, per una cosa abbiamo fatto 3 ore e mezzo di spettacolo dove si sono esibiti dai più piccoli artisti ai più grandi. Abbiamo anche nella nostra scuola sono anche maestri di pianoforte, quindi si sono esibiti alcuni bambini al pianoforte. Bambini di che età? Anche di 5 anni al pianoforte, sì. Ciccio. Quindi abbiamo veramente fatto uno spettacolo eccezionale. 3 ore e mezzo di spettacolo è stata veramente una cosa non più all'occhiello dell'anno scorso. Ci manderete per quest'anno il vostro programma, no? In modo che così possiamo seguirvi. Appena sarà pronto il nostro programma lo faremo. Lo stiamo aspettando. Lo invieremo. Senti, bene, allora. Ma tu sei qui anche in veste di cantante, sì, di talento musicale. Quindi diciamo. Adesso cos'è che ci fai sentire? Mi mandano il microfono, eccolo qua. Diciamo che a me piace spaziare
su tutta la musica leggera, sì, quindi dagli anni 60, 70, 80, con anche qualcosa di nuovo, ma soprattutto anche i classici napoletani. Ecco, allora su suggerimento della grandissima Bijou, vi voglio far sentire Che Lalla. Che Lalla. Che Lalla. Un applauso per Sasà. È pronto il microfono? Accendiamolo. Così? Ok, ok. L'amore mi teneva incatenato, ma ho detto basta e mi sono liberato. Mi pare più vicino cielo, mi pare più cento sole, ma io mi sto gustando la libertà. Che la la, che la la, mo va dicendo che a me vola sta. Se crede che mi faccio sangamare, se crede che impazzisco e poi mi sparo. Che la la, che la la, non sapa che piacere che mi fa. Me ne piglio nata più bella e zitella resterà. Che la la, che la la, che la la. Ma ieri mi ha mandato un biglietto, qua figlia del portiere del rimpetto. Fa pace, ma io mi sto gustando la libertà. Che la la, che la la, mo va dicendo che me vola sta. Se crede che me faccio sangamare, se crede che impazzisco e poi mi sparo. Che la la, non sapa che piacere che me fa. Ne piglio nata più bella e zetella resterà. Che la la, che la la, che la la. Da più bella e zetella resterà. Che la la, che la la, che la la. Grazie. Oh, bravissimo. Grazie. Io in studio qui adesso parlando con Pijou, sì, con Pijou, tieni così, sì, parliamo un altro po'. Mi dice che tu, certamente, sei un grande artista. E tu sei, hai fatto un pochettino sei andato giù verso te stesso. Tu sei un grande artista che canti tanto, sì, in, sì, giro, sì, ti, sì, richiedono, sì, tantissimo. Sì, quindi vado a fare molte serate in giro, anche in qualche piazza a volte, qualche matrimonio. Insomma, cerchiamo di frequentare un po' tutti gli ambienti per essere sempre pronti a farci conoscere e a far deliziare. Ci sarà un matrimonio, Antonio Riggio ha detto che si sposa. Bene, quindi lascerò il mio bigliettino da visita, allora. Ho capito. Abbiamo il nostro Ciccio. Ciccio, facciamo un gruppo, facciamo un gruppo e tutti a bello. Allora sì, vogliamo mangiare. Allora sì. Ci divertiamo tutti, ci divertiamo tutti. Ci divertiamo tutti. Adesso però sai che c'è? Sì, chi c'è? Adesso dobbiamo giocare da casa. Oh, bene. Quindi dobbiamo chiamare Elisabeth. Tu conosci Elisabeth? L'ho conosciuta da poco. Ah, l'hai conosciuta. Vieni Elisabeth. Mi è stata presentata all'ingresso. All'ingresso? All'ingresso. Io la presento qui. Ciao Salvatore. Al centro, piacere. Adesso giochiamo da casa col gioco delle carte. Perfetto. Quindi io mi riprendo questo. Io mi accomodo di là. Ti do questo qui. Ah, resto qua io? No. Te lo riporti. Te lo riporto. E vai. Ciao, grazie Sasà. Ci vediamo fra un po'. Ciao. E poi chi manca? Qui manca qualcuna ancora. La nostra Pina. Pina. Dove sei? Ma guardate, ma avete... È triste. Come no? Perché sei triste, Pina? Sei talmente sola. Ragazzi, parliamoci chiaro. Pronto? Ciao, sono Rosanna. Rosanna, hai visto? Come abbiamo detto, telefoniamo da casa. Un attimo, Rosanna, che ti deve chiedere delle cose. Ma dove chiami? Da Rossella. Brava. Come brava?
Dolcella Rosanna. Ma scusa, la terza domanda che ogni volta dobbiamo fare, qual è? Se c'è tempo bello? C'è tempo bello? È solare il tempo, è bello. Perché sei solare tu, il tempo deve essere bello per forza. Sì. Va bene, non ci mettiamo con Pina perché sennò è un guaio. Allora. No, per carità. No? Sei d'accordo? Sono d'accordo, sì, sono sempre d'accordo. Allora, Rosaria si chiama. Rosanna. Allora, Rosanna, guardiamo questa carta. Va bene questa carta o la vogliamo cambiare? No, la cambio. È uguale, mi dispiace Rosanna, ma è così. Dobbiamo partire dal 7, quindi? Andiamo giù. Ai 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 Rosanna, abbiamo sbagliato, ma lo sai perché? Perché il tempo è solare, ti è arrivato un colpo di sole davanti ed è stata così Rosanna, riprova con il prossimo gioco, ciao. Abbiamo la prossima. Ma io mi ero complimentato con Bijou per quel manufatto che aveva sul polso, che era bellissimo, ma anche lei risponde, Bijou, vedi come risponde. Non so se potete, un primo piano, guarda. Ecco qui, bravissima. Pronto? Lo sapevo, Momo. Dopo Momo. Guardate, io con Momo non ci voglio. Non ce la faccio più, Momo. Ciao Momo, come stai? Non è vero, non ce la facevo più, era tutta la settimana che aspettavo questo momento per parlare con te. No, la prima volta lo facciamo giocare, poi basta. Poi basta, assolutamente. Un applauso. Un attimino che la signora Sciurapina vuole farti la domanda. La domanda è? Allora, abbiamo capito che si chiama? Momo. Che telefona da Bovalino. Quindi? Deve giocare, la terza domanda che deve fare, qual è? Non sappiamo. Lì, Bovalino. Che tempo fa oggi? Sì, pure a lui, dai. Sì. Pure a lui. Che tempo fa? Fa vento, è brutto il tempo oggi. È brutto il tempo. Per questo non sei uscito. Dico, vabbè, lasciamo stare. Ok, vabbè. Momo, dico, va bene questa carta o la vogliamo cambiare? La carta. Ok. Che facciamo? Andiamo su o giù? Giù! Bravissimo, e 6-1! Momo, che facciamo? Ancora giù! Momo, sei eccezionale, si vede che Momo ha esperienza. Con il 4 cosa facciamo, Momo? Su! Alla fine gli diamo un diploma. Ai, Momo, tu avrai esperienza, ma sei sfortunato. Mannaia. Senti, Momo, ti ricordo, al prossimo gioco puoi ritelefonare, va bene? Ciao! Momo, tutte le settimane, preciso, perfetto. Sai però una cosa, Pina, io Ciccio pronto? Oggi lo vedo. Pronto? Cosa succede, Ciccio? Il sonno? Rosa, ecco Rosa! Rosa, ci mancavi allora, tu. Allora Rosa la conosco. Ma tu a Rosa la conosci? Sì. Ciao Rosa. Ciao Rosa. Ma dico, complimenti per la parurro, la collana. Grazie. Come? Madonna che bella. Madonna mia. Non la presto a nessuno. Non la presti neanche a me. A nessuno. A Elisabeth? No, non è che lei, che c'entra. E a Ciccio? A nessuno. Sono unica. Vedete che primavera. È brava. Veramente spettacolare. Sono unica. Lo sapevo che chiameranno, adesso chiameranno gente che te la vuole comprare. Ma io non imito nessuno, quindi se mi imitano meglio se la comprano. Oh, bravi, bravissima. Applauso. Allora, Rosa, sei pronta? Sì. Va bene. Questa carta va bene? No. No, cambiamola. Il 4 va bene allora, Rosa. Giusto, ormai. Cosa facciamo? Andiamo sopra o sotto? Andiamo su. Come? Su. Bravissima, è 6-1. Poi? Su. Aia! Mannaggia la miseria, Rosa. Ciao! Alla prossima, al prossimo gioco, mi raccomando. Quindi a te non ti imita nessuno? No, loro mi possono imitare, sono io che non imito nessuno. Va bene. Sono unica. Va bene. Pronto? Sì, Geremia. Sì, Geremia. Sì. Con chi parlo? Con chi parlo io? Qui è Geremia, lei con chi parla? Tu come ti chiami? Sto chiamando da mammola. Da mammola? Vabbè, siamo negli studi. Ma perché è commossa?
No, perché siccome non vediamo niente, non si vedono i canali. Non si vede il canale? Forse è la prima volta la signora. Quindi sta andando alla cieca lei. Ha telefonato alla cieca praticamente. Come mai? No, come mai lei ha telefonato alla cieca? No, senta. Massimo, scusa. Forse è la prima volta che riesce a parlare con noi. È la prima volta che riesce a parlare con esseri come noi? Sì, ecco, brava. È vero, con esseri come noi è vero. Se, vuole parlare un attimo con la sciurapina che le spiega com'è la situazione qui? Un primo piano sulla sciurapina. Io veramente, è inutile che mi spiega. No, è inutile. Non vedo niente, non posso. Facciamo una cosa incredibile, io voglio fare una cosa incredibile con lei, va bene? Voglio fare... Allora, siccome il gioco delle carte prevede che lei la carta la vede, in questo caso lei non la vede, noi gliela diciamo. Sì. E dice sopra o sotto così alla cieca, va bene? Va bene. Oh, allora, allora no, adesso l'aiutiamo. Signora, come si chiama? Le chiedo scusa. Io mi chiamo Rosa. Rosa, da mammola, non da lotto. No. Guardi, dalla regia i tecnici mi dicono che comunque mammola domani sarà illuminata, cioè vuol dire che si vedrà. E c'è un piccolo guasto a mammola. Sarà colpa del tecnico che è andato a mangiare lo stocco. Secondo me è così. È andato a mangiare lo stocco, si è riempito la pancia e non ha pensato a aggiustare l'antenna. Mi spiego? Va bene. Allora, qui abbiamo una carta. Rosa, mi senti? Sì. Abbiamo una carta che è il 7 di denari, giusto, Elisabeth? Sì. Cosa vuole fare Rosa? La cambia oppure tiene questa? Tengo quella. Va bene. Quindi con il 7 di denari dove andiamo? Sopra o sotto? Sotto. Sotto, vediamo. Il 6, bravissima, alla cieca, un applauso da tutto lo studio. Bravissima. Vai Rosa, poi cosa facciamo? Con il 6 di bastoni, cosa facciamo? Su o giù? Sopra o sotto? Sotto. Sotto. 3. Rosa, lei se vince alla cieca, mando con lei a mangiare anche la sciurapina. Guardi, glielo dico. E siamo a 2. Adesso c'è il 3 di spadi. Cosa facciamo? Sotto, sempre. Sempre sotto? Sì. Aiaia, il 7 di spadi. No, Rosa. E vabbè, vorrà dire che invece che vieni tu a mangiare a Roccella, facciamo una cosa, veniamo noi a mangiare a mammola. A spese tue, va bene? Va bene. Va bene. Ok, ciao. Ritelefonaci presto. Mi raccomando, ciao. Guarda Elisabeth. Ma Elisabeth sbaglio è più alta oggi. Guarda un po'. Io l'altra volta ero così. Lei Elisabeth oggi. Pronto? Perché l'altra volta avevi i tacchi tu. Pronto? Pure io avevi i tacchi, dai, adesso pronto? Ce l'ha lei. Fermati, Sciura. Chi è? Pronto? Pronto? Sono Rita da Roccella. Rita da Roccella. Ok. Vuole dirgli qualcosa, Sciura? Che tempo c'è a Roccella? Un'altra volta. Non è bastata prima. Va bene. Che tempo c'è a Roccella? Glielo dica. Rita, brutto tempo. Brutto Rita, peccato. La sciurapina pensava che mettendo questo collier solare tutta Roccella splendesse. No, si illuminasse. E invece è vestita di primavera. C'ha certi stivaletti però natalizi, secondo me. Non l'abbiamo ben via, però ha certi. Allora, come si chiama Rita? Sì, Rita. Rita, sì. C'è un 7 di spadi, lo vuoi mantenere? Sì. E manteniamolo. Allora, dove andiamo? Sopra o sotto, Rita? Giù. Giù? Giù. Su o giù? Sì. Vabbè. Mannaggia, aveva detto giù. Meno male che l'hai detto tu perché io non l'avevo sentito. Va bene, Rita, ciao. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima. Ma io, allora, c'è il maestro Ciccio Sciurapina, che è silenziosissimo. Che lo cosa gli ha fatto? Cantare? Lo facciamo cantare? Cosa vuole cantare? Si sveglia. Guarda, si sveglia, sta dormendo. Sta dormendo? E tu lo dici. Pronto? Un attimo. Ciao. Dove ti chiami?
Da Roccella. Ti chiami da Roccella? Come ti chiami il nome? Come ti chiami? Mi chiamo Pino. Ah. Ti chiami Pino da Roccella? Pino. Adesso abbiamo capito. Pino. Mamma mia, mi metti un po' d'ansia, Pino, con questa voce. Vengono, sei... Va bene. Saluta la signora, che è bellissima. È bellissima, grazie. Pino. Pina, ti presento Pino, che... E quindi il collier ti piace tantissimo? Pino? Pino è un vampiro, gli piace il collo. Non... Pino? Sì. Mi è deceduto Pino. No, Pino. No, no. Non è de... No, Pina. No, no, Pino. No. Pino. No, no. Pino. Rispondimi, Pino. Dimmi. Come? Sto dicendo, dimmi. Ma hai preso le pillole? Mamma mia, Pino. Mi fai venire un attimo. Senti, c'è il 10 di denari qua. Facciamo veloce prima che... Stai, dai, tranquillo. No, non farla addosso. Allora, Pino. Oh, mamma. Andiamo avanti, dai. Sto dicendo, dimmi. Il 10 va bene o lo cambiamo? No, no, va bene quello. Va bene quello. Allora, dove andiamo? Sopra o sotto? Andiamo sotto. Andiamo sotto. Speriamo non così velocemente. Allora, siamo a 1. Bravo Pino. Allora, col 5 cosa facciamo, Pino? Andiamo sopra. Sopra. Ai ai ai, Pino. Va bene, ritelefonaci. Ciao. Ci ritelefona, dice. Penso di sì. Speriamo bene. Allora, dico, va bene, stavamo parlando del cose. Ha detto che è tornato stanotte tardissimo. Pronto? Ed è sveglio adesso. Pronto? Pronto, ciao, come ti chiami? Mi chiamo Rosa. Da? Rosa. Rosa, da? No, da Roccella. Da Roccella, Rosa. Sei sicura di dove ti trovi? Sì, sì. Ah. Non è la stessa, non, è la stessa. Non sei la stessa la Rosa. Voce. Non hai lo stesso numero, Rosa. Mi dicono la regia che non hai lo stesso numero. Quindi sei una rosa nuova. Sì, sei una rosa senza nuova, spine. Sono. Rosa con spine o senza spine, Rosa? Senza. Con le spine. Con le spine. Pina, che ti pare? Pronti a pungere. Pronti a pungere. Ci parli lei, cortesemente. Perché avete controllate se ci sono le spine? Allora, Rosa. Dimmi. Ti piacciono i fiori, dato che tu sei una rosa e sei un fiore, ti piaceranno i fiori, bella, eh? Il collier. Il collier. Cerchiamo di delle signore, mi piacciono tanto. Cerchiamo di consolarti se ci sono le spine, dai. No, ma ha detto che lei ce l'ha le spine. Sì, appunto, cerchiamo di consolarla. E che consoli? Quando ci sono le spine. L'abbraccia lei a Rosa se ci sono le spine. Va bene, lasciamo stare. Allora, Rosa, il 3 va bene o lo cambiamo? No, no, va bene. Va bene. Andiamo su. Andiamo su. 8! Bravo! E sei ad 1! Brava Rosa, no Pina? Andiamo su! Pina, Rosa, Rosa e Pina. Che aveva detto? Su! Ah, giù! 6 a 2! Bravissima! Andiamo giù! Andiamo giù! No, ripeti che questa è una carta liscia, poi verrà il notaio e te lo spiega, che cos'è? Andiamo giù! Giù, 2, poi 3, scusami, 3, poi? Su! Su, e sei a 4? Su. Su. Bravissima Rosa! Allora, guarda, Rosa, è arrivato un momento delicatissimo, perché ti dobbiamo dire che cosa vinci. Quindi devo fare intervenire il notaio. Venga, notaio. Entri, entri pure. Però entra, dice il premio e se ne va. Sì, lei entra, dice il premio signora e se ne va. Signora Rosa, buona domenica, visto come... Anche a te, Il Roccella in Serie A poi sarebbe in piazza a festeggiare. Si è vestito il Roccella, com'è? Non mi vogliono più. Bravissimi Roccella, bravissimi. Più. Pensa che ero dietro le quinte, non mi vogliono. No, non lo voglio più. Dica il premio. Dietro le quinte, ma anche fuori. Ma guardi, io la mettevo dietro. Ma sono tu d'accordo. L'hai capito? Pure. Io l'ho capita. Bisogna... Dietro le quinte, ma fuori di testa, praticamente. Ah, fuori di testa. Io la mettevo dietro le decime, così era più lontano. Scusi per la barba, perché poi dobbiamo andare in piazza, sono stati i cameraman, quindi supervisore. Cosa ha detto? Scusi per la barba. Allora, ascolta. Barba. Ah, io ho sentito per perché, la barba. Ti dirò cosa hai vinto, va bene? Sì. Allora, si va a mangiare perché vai al ristorante pizzeria delle Grazie, qui a Roccella. Due pizze, due bibite al Porto delle Grazie, qui in Roccella Ionica, va bene? Va bene? Però passa prima di qua. Certamente.
ciao, perché mi chiamano dopo, non mi vogliono più. Allora, posso andare? Sì, sì, vada, vada urgentemente. Va bene, dietro le decime. Decime. Un applauso al notaio che si allontana. Molto bene. Ok. Va bene, ciao. E abbiamo la visita. Signora con quella che bella collana. Grazie. Lei ci toglie con questo, con questa solarità, ci toglie luce a noi. Ma no. Guarda, no, guardi com'è nero, no. Guardi com'è nero il maestro. No, no, state bene tutti. Stiamo bene tutti? Grazie. Assolutamente. C'era prima. Guardate una... Massimo con sto cappellino da Chevalier. Da Ceva. Chevalier. Ho capito, va bene. Allora, questo è uno dei cappellini di Bijou, è spettacolare. Adesso me ne lancio un altro e io me lo cambio. Allora, facciamo una bella cosa? Facciamo una bella cosa? Vogliamo farlo una bella cosa? Mettiamo all'asta la collana di Sciurapina. Vai Massi, vai. Pronto? Mi abbasso, mi abbasso. Eccolo qua. No, questo non è. Eccolo. Pronto? No, no. Pronto? Pronto? Pronto. Allora, chi sei? Come ti chiami? Jessica. Jessica da? Darende. Darende, un applausone. Allora, facciamo una cosa. Tu hai chiamato per giocare alle carte, giusto? Sì. Sì, però io ti propongo una cosa. Allora, ti propongo un'altra cosa, invece di giocare alle carte puoi partecipare all'asta per acquistare la collana della Sciurapina, va bene? Si parte da pochissimo, si parte da 1200 euro, va bene? Sei contenta Sciurapina? Facciamola giocare! Facciamola giocare, perché lei no, per 1200 euro non la vende la collana. Non ne ho bisogno! No. E su questa risposta io me ne andrei, va bene! Allora, come si chiamava? Jessica Darende. Jessica. Allora Jessica, guarda, subito il maestro ha proprio, si sente che ha orecchio, perché subito la... bravissimo maestro, non si scorda niente lei. Jessica, c'è il 9, che cosa facciamo? La tengo. Perfetto, e quindi andiamo? Giù. Brava! Maestro, lei a volte parte così, era silenzioso fino adesso. Ha telefonato Jessica. Ha detto solo bravo. Ma l'ha detto con un'enfasi particolare. Si è spaventato. No, io no, ma io no. La Sciurapina però ha avuto, secondo me Pino di prima, in questo momento ha la tachicardia. Va bene, comunque, via. Che facciamo adesso con questo asso di bastoni? Sopra. E siamo a 2! Brava! Bravo Ciccio! Io non lo capisco il maestro, non lo capisco. Adesso è partito con questa enfasi. Pino dall'altra parte la tachicardia ce la deve avere a 3.000. E lui è qua apposta. E lui qua per ammazzare Pino. No, dico, va bene, siamo a 2. Come si chiama? Jessica. Non è che tua sorella? Chi? No. No, non è lei, sta a rende tua sorella? No, e allora? Jessica, siamo a 2, cosa facciamo col cavallo? Sotto. Sotto. Bravissima! Pure gli applausi. Sì. Ma non lo so. Jessica, qui c'è qualcosa, non lo so. Allora, c'è l'asso, cosa facciamo Jessica? A quanto stiamo? A 3. Jessica, a 3, mi raccomando Jessica, perché c'è il 3, siamo a 4. C'è il 3, siamo a 4. C'è il 3, siamo a 4. Va bene. Mamma mia, qui hai dei fans. Jessica, mi hanno mangiato, ho sbagliato. Io sono un fans. Un pants, e allora siamo in 2. Due pants. Allora, guarda che devo fare rientrare il notaio se vinci. Questo già per me è una cosa che mi fa venire la tachicardia a me. Figuriamoci a me. Comunque, dai, facciamo uno sforzo. Cosa fai su questa carta? Sopra o sotto? Sopra. Sopra. No! No!
Jessica! Però ti guarda dal profondo del cuore. Adesso il maestro qui sta facendo la marcia funeraria. Perché Jessica? Perché lo hai fatto? Io che già immaginavo che andavo a mangiare una pizza con lei. Con Jessica. E per questo l'ha fatto, secondo me. Vabbè, comunque. Allora, Jessica, ciao, saluta alla prossima. Ciao. Comunque ti ringraziamo perché non hai fatto entrare il notaio, diciamo, va. Pronto? Siamo in due. Pronto? Ma pronto? Sciurapina, lei ha notizie di Pino? Pino Gagliano ha saputo qualcosa? Pronto? Sì, l'ho visto negli studi. Pronto? Di là. Ci propagavano negli studi. Sì, Pronto? 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 Come ti chiami? Matteo. Dove ci chiami? Da Gioia Superiore. Beh. Tocca a lei, tocca a lei, guardi che tocchi a lei. Tocca... Come ti chiami? Senti, scusami, potresti abbassare il televisore cortesemente che sentiamo poco? Mi ha detto che si chiama? L'hai già detto? Francesco, abbassa il televisore. Matteo. Allora. Matteo è la Gioiosa Superiore. Matteo è la Gioiosa Superiore. Lei dov'è? Che tempo fa Gioiosa? Che tempo fa Gioiosa? Bene? Sì. Piove? Ah, bene, va bene. Allora, inquadriamo la carta. Sempre, guardi che la regia si è innamorata del suo collier. Sempre che la inquadrano per questo collier. Io non so come fa. La domenica prossima ne metto una più bella di questa. Ne metterò. Io penso la prossima volta facciamo una bella televendita. Se poi non lo metto mi viene il naso lungo. È giusto. Allora c'è il 2. Cosa fai, Matteo? La teniamo. C'è stata una ola qua, non ti preoccupare. Matteo, cosa fai? Sopra. 5, bravo, e 6-1. Vai Matteo, vai veloce Matteo. Sotto. Sopra. Ah, sopra ha detto, sopra. Va bene, ha detto sopra, va bene, meglio così. 2-0. Sotto. Che aveva detto, sotto? Io non sento niente. Va bene, è a 3. Poi? Sopra. Va bene. Che sbirci tu, che sbirci. Poi, siamo a 4. Come? Sotto. Sotto ha detto, sotto. Meno male che sente lei, perché io non riesco a sentire. No, allora ora aspetta. Sopra, ora ha detto sopra. Aspetta che devo prendere. 2, mi dispiace, però ritelefona, perché la sciurapina ha detto che siccome tu sei stato veramente bravo, ritelefona. Certo. Va bene? Allora, ultima chiamata, dai, vediamo chi ci chiama. Elisabeth, dillo tu. Senti, ma tu l'hai visto passare a Pino? No, come pronto? Fai? No, pronto. Pronto? Dica chi è. Sono Maria da Salerno. Ha fatto tutto. Anna Maria. Maria sola. Eri costipata. Ma era costipata, ha fatto tutto. Ha detto il nome, ha detto che dice. Ma quindi lei non si deve preoccupare. Il suo lavoro ormai sta decadendo, fanno tutto loro. No, è decadendo loro. No. Va bene. Ha fatto allora, la sua parte. Maria, che? E perché è arrivata negli studi Pino? È arrivata negli studi Pino, eccolo là, è arrivato lì. Allora, Maria, dove sei? Sei qua. Va bene, il 2 lo cambiamo. Va bene. Brava Maria. Dove andiamo? Sopra o sotto? Sopra. Il 9. Si è risvegliato il maestro con te, Maria. Stava per dire bravissima, ma non gli... perché ancora è con la testa a Jessica.
Sotto! Brava, e 6-2! Mo? Che facciamo? Ancora sotto! Ancora sotto! No, questa è una carta liscia! È la carta del notaio! Ripeti! Giù, sopra... giù! No, Maria! Me la fa la marcia funebre un altro? No! Maria! Veramente, siamo molto dispiaciuti per questa tua dipartita. Dipartita nel senso buono, perché è dipartito prima. Va bene, richiama! Ciao, sì, abbiamo finito! Ciao, questa è l'ultima telefonata. Quindi, maestro Ciccio, a lei. Era l'ultima telefonata. Ma il signor Pino è tornato dalla sua seduta. È tornato, l'abbiamo inquadrato adesso, arriva. Però vuole una marcia trionfale per entrare in studio. Guardi, guardi che pretese. Guardi che pretese. Faccia lei, non faccia è una da marcia. Tutti. Prende il sax. Prende il sax. Dove va? Se n'è andato. Elisabeth, se n'è andato. Allora, è lì. Vado a vedere che fine ha fatto. Vado a vedere. Vado a controllare. È lì. È tornato. È tutto un pezzo. Che ci fa, maestro? Che ci fa? Una canzone dopo la telefonata di Jessica. Ah, quindi è Jessica è dedicata. Una canzone d'amore. Una canzone d'amore. Per Jessica di Rende. Sì. Jessica, ritelefona quando vuoi. Posso andare? Vada. Lei a campo libero. Vada a Rende. A questo punto vada a Rende. È pronto? Cosa ci fa sentire? Arriva? È lì? È lì? Quindi lei questa collana non la vende proprio? No. Non la vende proprio? 2.000 euro? Neanche. 3.000 euro? Non ho bisogno. 4.000 euro? No. 5.000 euro? 6.000 euro? 7.000 euro? Niente. Niente. Va bene. Non ce la facciamo. È inutile, Bijou, che tu la volevi perché stava in pandan con il tuo... La regala, te la regala. Ti sbagli. Sciurapina, ma lei quanti soldi ha? Lei è piena di soldi. Massimo, ti ho mai fatti i conti nella tua tasca? E non è che trova tanto, nella mia tasca non trova niente. Allora nessuno li fa nella mia tasca. Ma lei mostra questi gioielli di altissima fattura, scusi, lei va mostrando, è quasi quanto, che ne so, che le devo dire? Che le devo dire? I cappelli di Bijou. Bijou gliel'ha dato un valore, ha detto che se gli danno 80.000 euro vende tutti i cappelli. No 80.000 euro no. 85.000 euro. E lei fa quello che vuole. E non ho capito. Io sto come sulle sai? Mie, quello che ho detto, per me va bene. Quindi nessuna offerta è buona. No. Tutti che volevano fare, va bene. Senta, per le scarpe quanto possiamo ricavare? Mi dica. Ma che vada a piedi nudi a casa. A piedi nudi ci sarebbe gente che le verrebbe dietro osannandola. Io come vedo metto scarpe comode. Ha telefonato Babbo Natale e ha chiesto quanto vuole per queste scarpe. E fino a Natale ne riparleremo. Ne riparleremo? Certo. Ma lei lo conosce bene? Fino a Natale ne riparleremo. Va bene, noi abbiamo parlato, adesso il maestro ci dice che ci farà sentire una musica importante fra qualche minuto. E allora io direi di andare avanti così. Parliamo ancora di questa giacca. Parliamo di questa giacca. Senta, lei la giacca non la vende. Niente. Non mi convinci stasera. Questo pomeriggio non allora, mi convinci. Allora, la giacca la voleva Elisabeth. No, ti giuro. Elisabeth, guarda. Ha detto che ti sta benissimo con la sua taglia, è perfetta, con un suo vestitino che ha... Qualche taglia in più. E poi hanno telefonato pure i forestali, che hanno detto che starebbe bene come divisa per gli ufficiali della forestale. E poi, andando avanti, praticamente mi hanno chiamato pure dall'ANAS. L'ANAS vorrebbe la maglietta. Perché è gialla perfetta contro gli incidenti. È arancione? Sì. È arancione? Allora. Sono bisbetico? Va bene. Ok. Non si vende niente lei? Niente. Però potrebbe dire per cortesia dove va a acquistare questi oggetti fantastici? Da Milano vengono. Tutti da Milano? Milano. E allora, tutti a Milano perché la Sciurapina fa... Lei fa il pullman per andare a comprare queste cose? No, io l'ho portate da Milano. Lei l'ha portate da Milano, quindi fa import.
E basta. Export niente. No. Non vende niente. Va bene. Ok. Io non ho più niente da dire su questo argomento, non voglio parlarne più in assoluto. Giusto. Maestro, va bene. Ma l'ananas è quello che si mangia del tutto giallo, l'ananas. No, ah no, quello è l'ananas. Ananas è un'altra cosa. L'ananas. Scusi, venga qui notaio, venga qui notaio. Un attimino, venga qui. Si faccia vedere. Dove sei? Dove va? A destra, a sinistra? Ma non ho capito. No, vorrei che facesse vedere questa maglietta. La faccio vedere? Ma la mia com'è? Quindi lei si è messo questa maglietta. No, io innanzitutto ringrazio la società di Roccella Calcio. Attenzione che arriva il perno. Attenzione che è arrivato il perno. Questa cosa da Torero è meravigliosa. Siamo già in onda, scusate. Ti sei svegliato adesso? Siamo già in onda? Fino, ma non puoi. Avete cominciato senza dirmi niente. Ma scusa, ogni domenica. Voi siete già pronti per cominciare? Ogni domenica. Guarda che bella collana! Ma proprio una bella. L'avete notata la collana da Ciudapina? No, non l'avevamo proprio notata. Io su questa. Parlo della collana. Il maestro è tornato. Allora, tre pezzi di oggi, pezzi la volta passata, due che avanzavamo, meno uno di averci portato Bijou in studio, quanto fa? Allora ti sei svegliato. Svegliato, brava la Ciudapina. Ma scusa Pino, ogni domenica ritardi sempre di più. C'è anche Elisabetta, che sorride. Con la sua risata che arriverà presto. Oggi l'argomento di oggi qual è? Qual è l'argomento di oggi? Lo sapete tutti, vero? L'argomento di oggi qual è? Qual è l'argomento di oggi? Il Roccella in Serie D. Il Roccella in Serie D. È tornato il nostro luminale. È tornato il nostro luminale. Hai visto che luminale? Quindi all'insegna del calcio. Oggi dobbiamo parlare di calcio. Dobbiamo parlare di Roccella. Dobbiamo festeggiare. Noi però siamo una trasmissione seria, non è che facciamo così Ricky Cotillon. Cotillon noi no, siamo solo Cotillon. Solo Ricky no. Dobbiamo pensare al futuro. Dobbiamo pensare ad allestire un team di tutto riguardo per la serie. Per la serie D. Sì. E quindi abbiamo mandato in settimana, penso un po', Ciudapina, il nostro carissimo Massimo, a selezionare un po' di elementi per il prossimo anno. Abbiamo trovato i panchinari di altissimi livelli. Mister Galati, non si preoccupi, per il prossimo anno ci pensiamo noi. Massimo, vai in giro e trova elementi di valore. Vai Massimo. Ragazzi, sono qui perché, come potete vedere dalle bandiere, siamo finalmente in Serie D. Il Roccella è in Serie D e io sono qui apposta perché, supportata dal mister Galati, ho deciso che per il prossimo anno troveremo dei talenti per strada per continuare l'avventura nella nuova serie, la Serie D. E sono qui appunto per comprare il pallone e vedere di andare a trovare questi talenti. Venite con me. Chissà quanto costa. Quanto costa? Io me lo prendo, che me frega, poi lo pago. Ciao, ci vediamo, prendo il pallone e me ne vado. Andiamo. Allora, ho trovato il primo cittadino di Roccella Ionica, il primo tifoso della squadra del Roccella Ionica. Lui, non solo tifoso, non solo ex tifoso, giocatore. Anche un ex giocatore. Certo. Allora, dovete sapere che mister Galati adesso sta cercando dei talenti perché deve affrontare la nuova Serie D. Quindi io sono qui per dirle, lei vuole affrontare il provino per provare a giocare nella Serie D? Ci proveremo. Qui c'è il pallone. Che vuoi che faccia? Faccio dei palleggi, faccio vedere a mister Galati come va. Ah, ecco, c'è l'ex capitano della squadra del Roccella Ionica. Ragazzi, qui c'è qualità, qui c'è talento. Guarda, un mito, assolutamente un mito. Due miti. Mister Galati sarà contentissimo. Assolutamente, basta. Poi ci sbagliamo qui qua e quindi nel. Ma mi pare che dobbiamo lavorare un pochettino sulla resistenza fisica. Mi pare proprio di sì. Un attimino sulla resistenza fisica. Mezzogiorno e lavoreremo sulla resistenza fisica. Va bene, grazie. Faremo vedere il provino a mister Galati. Come no, grazie a te. E il capitano, che vogliamo dire?
E il capitano cosa vogliamo dire? Per questo Roccella cosa vogliamo dire? È una gioia immensa, soprattutto per chi ha giocato nel Roccella, quindi ha dato tanto nel passato, e oggi è un sogno anche per noi vedere questa squadra in Serie D. Io sono stato in Serie D con il Salerno, ho vinto un campionato, è una cosa bellissima, perché vincere in un campo come Roccella, dove il pubblico assiste come se stesse assistendo a un'esibizione di un teatro, è molto bello. Ma quindi, se mister Galati, vedendo il provino, dovesse richiamarla, lei è pronto al servizio? Come no, diamo ancora il nostro contributo. Va bene. Avete visto il palleggio del sindaco, quindi anche ho giocato con il sindaco. Quindi qua la qualità ce n'è bisogno. Sì, è vero. Va bene. No, ma nella scuola di Galati la qualità c'è, come? Vi faremo sapere. C'è bisogno di un'impronta, diciamo, anche d'esperienza. Va bene. Allora, abbiamo trovato un altro talento del passato che vuole dare la sua forza alla squadra, vuole portare la sua esperienza. Eccolo qua, come si chiama? Magri Giovanni, Magri di Roccella, sì. Quindi se mister Galati dovesse richiamarla, lei è pronto? Sarei pronto, però l'età... No, l'età, basta il talento, vediamo il talento. Perché? Ecco qua, dei palleggi. Eccolo lì. La prestanza è di nuovo, eccolo qui, c'è ancora, complimenti. Grazie. Allora, mister Galati visionerà sicuramente questo provino. Speriamo che mi riprenda. Si aspetti una chiamata a casa sicura, perché mister Galati ha bisogno di una persona come lei. Ragazzi, ho trovato dei giovanissimi che saranno il futuro del Roccella Ionica. Mister Galati, stia attento, guardi qui che ho qua fra le mani. Va, andate, fategli vedere chi siete. Mi è stato raccomandato un ragazzo che abbiamo trovato qui sul lungomare di Roccella Ionica. Vieni qui, eccolo qui. Ciao, sei pronto? Sì. Sei pronto per fare questo provino? Mi raccomando, perché mister Galati visionerà tutti quanti. Guarda loro, quelli sono i ragazzi che me l'hanno raccomandato. Bravissimi, i fans, vai, fagli vedere chi sei. Guarda che qualità, ci vuole un portiere, eccolo, ragazzi, mister, abbiamo trovato tutta la squadra, guarda che potenza, oh, io non c'entro niente, guarda, e non voleva giocare nessuno, vai, mister, ok, ho trovato un altro gruppo di talenti, eccezionale, ragazzi, siete pronti? Il pallone sul campetto dell'erba, vai! Vediamo le vostre prestazioni fisiche, la vostra qualità. Non vedi qua, guarda che potenza. Sulla colonna. Dove vai tu? Gioca sulla fascia. Guarda. Mister Galati, guardi chi abbiamo di fronte. Guarda, no, la palla non cade per niente. Meno male che ci sono io. Sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo qua sotto il cielo di un'estate italiana. Tu sai giocare a calcio? No. Come mai? Non lo so. Come mai non lo sai? Fammi vedere, prova. Perché mister Galati mi ha detto, vai da quella, tu come ti chiami? Sergio. E mi ha detto, vai da Sergio. Proprio, mi ha detto, lo vedi quel ragazzo seduto lì? Si chiama Sergio. Sì. E digli che lui è bravissimo, non è vero che non è bravo. Fagli vedere come fai i palleggi a mister Galati a Roccella Ionica. Veramente non lo so fare, sinceramente. Veramente? Veramente. Ma mister Galati mi ha detto di provare. Provaci. Va bene. Vai. Come si fa? Devi farlo rimbalzare sul piede. Vabbè. Quello è il piede? Sì, che cos'è? No, quella è la coscia. C'è un altro grandissimo talento che abbiamo trovato qui a Roccella Ionica, è Matteo. Ciao Matteo. Buonasera. Sei pronto per fare il provino per entrare in Roccella Ionica? Tu sei un giocatore di categoria superiore, giusto? Certo. Hai fatto la Serie A? Sì. La Champions League? No, la Serie S. La Serie S? Small? Sì. Allora, facci vedere un attimino come palleggi. Dai. Con i piedi. No, con la testa. Con la testa,
quella alla testa. Stavo facendo un giro, vai, rifallo, rifallo, riprova. Mister Galati, guardi, guardi. Adesso per farlo, vai a farlo su qui, qui. Qui, sui binari, su, dai, sui binari, sui binari. Di sopra, così. Sì, qua sui binari, fammi vedere come fai. Ok, fate partire il treno. Avete visto? Non avevo dubbi, abbiamo trovato talenti. Il prossimo anno faremo una squadra di grande rilievo. Chi è? Pino. Che succede? Ma ti pare che in piazza si può giocare? Da quello che io so, no. No. Per poter poi essere sicuro di quello che dico, chiederò al vigile. Vogliamo provare a chiedere ai vigili se magari è possibile fare un'eccezione. Eh certo. Possiamo collegarci con i vigili? Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, qui la stazione dei vigili urbani, io c'è da ieri. Sì, buonasera, noi avremo una rimostranza da fare, io la Sciurapina. Conosce la Sciurapina? Purtroppo sì, è stata segnalata qui al... appunto alla stazione dei vigili urbani. Ah, perché cosa? Lei c'ha la bicicletta, c'ha, che avrebbe lasciato un camioncino giallo in piazza San Vittorio, su strisce pedonali. Ah, Massimo, lei parcheggia i collier, le collane. Le collane? Senso, sì. Sì, poi infatti fanno... è stato segnalato che un suo collier ha appunto rovinato un attimino... Rubato? Sì, è stato rubato. Allora. È stato rubato. Qui è rubato. Cioè, ho sentito bene? Sì, rubato, rubato. Cioè, lui è un collier... Sentiamo ancora. Rubato. Cioè, noi chiamiamo per grazia, riceviamo giustizia. Sentiamo ancora cosa c'è. E poi il collier, quel collier che è stato rubato, era fatto, è tutto rosso, rappresenta dei fiori. Sì, lei chiama da mammola, non vedo... Cioè... No, qua sta Vigio Urbani... Sì, è rosso, è inquadrato. Da Girifarco. Scusi, ma lei non sta guardando la TV, che sta facendo, scusi? Caro... No, guardi, io sto guardando la partita, guardi, glielo dico, io sto guardando la partita. Cioè, ma voi guardate, sta guardando. Lavorando o state... No, stiamo lavorando, Bozzovilla. Stiamo lavorando per tutti, insomma, stiamo lavorando per noi. Vabbè, ecco, no, guarda. Senta, noi avremo una rimostranza da fare, più che io la Sciurapina, perché giustamente mi faceva... Guardi, io adesso devo uscire perché devo andare a fare assolutamente una multa al furgone giallo che sta in piazza San Vittorio. C'è scritto sopra tele mia. No, aspetta, questo è un giallo, cioè un giallo nel giallo, perché il furgone... No, non si metta pure lei, è il furgone tele mia, Sciurapina. È il furgone nostro, se ci fanno la multa non ci fanno... guardi che la Sciurapina lo sa benissimo che è il furgone di Telemia, perché l'ha guidato lui, lei, e l'ha parcheggiato sulle strisce, l'hanno messo in tanti, furbetta, fa la Sciurapina. Lei da quale parte sta? Lei è più di qua o di là? Cioè, nel senso, ancora vive, vegeta. Da quale parte sta Sciurapina? Pronto? Pronto? Agente? Pronto, senta, sì. Ma mi scusi, se è lì la Sciurapina, che io non la vedo, potrebbe chiedere come mai ha messo un cartello con scritto handicappati sul furgone? Perché quelli lo possono tenere dove vogliono. Lo può usare chiunque, cioè in che senso? Scusi. Sì, perché parcheggiare anche in piazza. Ho capito, questa è una legge che ha fatto lei, diciamo, è una legge che ha fatto lei. Anni, 4-5 anni. Lei qui a Roccella da 3-4 anni è già comanda. No, da 4-5 anni, dall'infanzia che le so queste cose. Guardi, lei signor presentatore, mi faccia una cortesia, sì. Mi faccia portare qui la Sciurapina, perché le dobbiamo dare una multa di almeno 1.000-1.200 euro. La faccio conciliare? No, non la concili lei con lei. No, concili lei, scusi, perché lei concili lei con lei, perché io non concilio con lei. Qualcuno vuole conciliare con la Sciurapina? Va bene, volevano avere un'altra informazione, chiedo scusa. Sentiamo. È menopausa, quindi... Scusi. Sentiamo. Sì. La sua patente è scritta a penna? È scritta a penna? Perché dovrebbe essere un pochettino...
Quella di Pino. Perché io cammino a piedi. Lei cammina a piedi? Ma lei ha la patente per camminare a piedi? Sì, sì. Ho capito, vabbè. Non solo cammina, ma firma un sacco di autografi, sappiamo. Sì, lasciatemi andare che vado a fare questa multa. Grazie, grazie, grazie. Pino, abbiamo segni. Capito se si può giocare basta a palla. Basta che non mi danno segni. Vabbè, siccome lei comanda, ha dato anche così, ha mandato via anche Zito, si è permessa, cioè nessuno mai si era mai permesso di mandare via Zito dalla trasmissione, in questo caso, ecco, si permette di fare qualsiasi cosa, lei ha permesso anche di poter giocare in piazza, è vero? Facciamo così? D'ora in avanti è possibile giocare in piazza, anche perché siamo in Serie D. Certo, a questo punto rientriamo nei limiti di serietà concessi e riascoltiamo con una canzone napoletana, il classico, oggi all'insegna anche della musica napoletana, il nostro Salvatore Critelli con Tu sì, una cosa grande. Si può parcheggiare in piazza, se la dico. Una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guardi a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando te guardi pure tu te sente morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché? E dille una volta sola, si pure tu stai tremando, e dille che mi vuole bene. Una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai avuto mai, non bene a così grande. Grazie. Pilorci, qui c'è qualcuno. Catanzaro, diciamo, i pilorci. No, qui li vendiamo, ci sono un paio di pilorci in giro. Ah. Ce li abbiamo. Bene. Sei stato bravissimo, grazie. Eccezionale, grazie. Veramente. Grazie. Adesso no. Tu sei. No, dove vai?
Dove vai? Sono noi qua, adesso sai a cosa giochiamo? No. Ai personaggi famosi. Ah, oggi abbiamo i comici, se no c'avevamo per te. Adesso presentiamo, io prego la regia di mandare la foto di Fiorello. Perché giochiamo da casa per avere notizie di Fiorello. Sì. Chiederemo informazioni su Fiorello. Avremo un aggiornamento. Vediamo, vediamo. C'è eccolo qua, hai visto? Oh, per bacco. Va bene, e chiamiamo Elisabeth pure. Grazie, okay, Cesare. Ciao, a dopo. Ciao. Eccoci qua. Pronto. Vediamo se c'è qualcuno e giochiamo con Fiorello. Elisabeth. Ah, guarda che bello. Abbiamo tutte le notizie su Fiorello. Tu sai come si chiama Fiorello? Fiorello. Come Fiorello? No, Fiorello ha un nome vero e proprio, non è che lo chiamiamo Fiorello, perché lui, essendo siciliano, lì, se lo chiamiamo Fiorello, chissà che diceva, Fiorello, ah, che vuoi, no, no, Fiorello ha un nome. Adesso, come si chiama? Come? Rosario. Ecco, mi ha fregato la prima domanda per la prima persona che doveva telefonare. Ecco, lei non deve dare informazioni, non è che legge qui e gli dà le informazioni. Io, questa era una domanda che dovevo fare alla persona che telefonava. Se tu mi chiedi, ti dico. No, però ha un altro nome e non guardare. E non guardare. Pronto? C'è qualcuno? Hai capito? Hanno detto di non dire pronto quando devono fare pronto, perché uno quando dice pronto dall'altra parte risponderà a qualcuno. Invece se tu non dici pronto e te lo dicono loro, quando sai di essere pronto se non sono pronto? Parliamoci chiaro. Elisabeth. Pronto? Pronto? E perché con te funziona e con me no? Scusami. Pronto? Allora... Pronto? Ciao, come ti chiami? Salvatore sono, da Gioiosa. Salvatore da Gioiosa. Pomeriggio. Allora, mi dicono qua, vorrebbero un'informazione molto particolare, la Sciurapina vuole sapere che tempo fa a Gioiosa. C'è il sole, c'è il sole. C'è il sole, quindi Sciurapina stia calma, non si nervosisca, c'è il sole. Sai tutto su Fiorello? No. Non sai niente su Fiorello. Quindi se io... Allora, se io ti chiedo se ha un secondo nome, tu che mi rispondi, è vero o falso che ha un secondo nome? Perché ti è vero, quindi un punto, bravissimo. Adesso ti dico tre opzioni per sapere qual è il suo secondo nome. Allora, si chiama come secondo nome Todaro, Tindaro o Tendaro? Abbassa un po' il televisore. Sì, Todaro, Tindaro o Tendaro? Tindaro. Bravissimo! Infatti lui si chiama Rosario Tindaro Fiorello. Bravissimo. Abbassa un po' il televisore che ti sentiamo male. L'hai abbassato? Sì, ok. Ok. Senti, volevo sapere, lui è nato il 16 maggio, però di quale anno? Del 1961, 60 o 59? Ripeto. È nato il 16 maggio, però di quale anno? Del 1959, 60 o 61? 60. Bravissimo! C'hai internet, bravo, bravo! Quindi devo andare un pochettino... No, assolutamente no, ti devo giurare. Giura? È bravissimo, certo. E avevi detto che non sapevi niente. Va bene, comunque sei bravissimo. Adesso ti dico un'altra cosa. Sei bravo. Grazie, molto gentile. Facciamoci i complimenti. Però io sono bravo, lo sai perché? Perché utilizzo dei cappelli spettacolari. Questi cappelli ti danno la possibilità, ti danno la concentrazione, capito? Di artisti di altissimo valore. Diciamo che sono un bijou questi cappelli. Allora... Sentimi, volevo dirti un'altra cosa, chiederti un'altra cosa. Secondo te chi è stato a, e devo fartela un pochino più complicata perché siamo alla quarta domanda. Chi è che è stato? Un pochino, solo un pochettino, guarda, la sai questa. Chi è che ha scoperto Fiorello? Mi devi dire qualcosa? Ti vuoi che ti aiuto? È stato Maurizio Costanzo, Claudio Cecchetto oppure Celentano?
Come? Maurizio Gattardo. No, no, è stato Cecchetto. Claudio Cecchetto. Va okay. Bene, grazie lo stesso, okay. Sei stato bravissimo. Purtroppo ti devo fare una domandina un po' più complicata, perché qua andavamo per il premio, insomma, dai. Allora, dai, continuiamo sempre su Fiorello, che qua ne abbiamo di notizie su Fiorello. A te piace Fiorello? No. Non ti piace Fiorello? Sarà contento. Quello già si sente male che ha avuto l'incidente. Tu gli dici sta cosa qua, l'hai proprio pronto? L'hai stroncato. Pronto? Pronto? Sei pronto? Sì, pronto. Sei pronto, Tom? Sì, io ti sento. Lei forse no, perché hai il riverbero. Allora, non gli hai detto niente. Come ti chiami? Daniela. Da dove ci chiami? Dove ci chiami? Teresa Marina. Che tempo fa? Che tempo fa? È nuvoloso. E non me lo so, pure tu hai il riverbero. Va bene, allora. Senti, tu di Fiorello saprai tutto, no? Insomma. Senti, lui presentava una trasmissione in TV che si chiamava Forza Radio 2, Viva Radio 2 o Falso che è Viva Radio 2. Com'è? La seconda. Cioè? Allora, non mi ricordo. La seconda era Viva Radio 2. Ecco, sì. Questa era, e quindi è giusto, bravissima, bravissima. Senti, sai come si chiama il compagno favorito di Fiorello a Viva Radio 2? Uno che gioca a carte, che scommette tantissimo ai cavalli. No, non lo so. Non lo sai il nome? No. Si chiama, guarda, io ti dico il nome, tu mi devi dire il cognome però. Va bene? Sì. Marco. Non lo sapeva, non lo sapeva, ha chiuso. Va bene, ciao, ciao. Dai, dici pronto tu, che a me non mi... Dai, se dico pronto a me mi fanno proprio una testa tanta, non si capisce perché. Pronto? Pronto, ciao, Rosa da Locri. Rosa, come stai? Tutto a posto. Tutto a posto. Senti, ti volevo chiedere, ma a Locri da 10 minuti fa che hai telefonato, è successo qualche cosa? No, non ho sentito niente. Non hai capito niente? Non ho sentito niente. Non hai sentito niente, non hai esposto niente. Vuoi parlare di Fiorello? Tu sai tante cose di Fiorello, no? Oppure vogliamo cambiare? Aspetta. Guarda, per te cambiamo, perché tu sei una... No, è Pippo Baudo, qua abbiamo dei comici. Facciamo un... Tu quanti anni hai? Io? 43. 43, allora lo conosci. Lo conosci, Aldo Fabrizi. Vediamo la foto di Aldo Fabrizi. Fabrizi. Eccolo qua, te lo ricordi Aldo Fabrizi? Ti sei visto un sacco di film con Aldo Fabrizi? No. Ma le film non sanno che piacciono. Come? Non ti... Va bene, dai. Senti, Aldo Fabrizi, secondo te ha mai lavorato con un'altra grandissima attrice in un film che non era tanto comico? Anna Magnani. Anna Magnani. Sì, dico, ha mai lavorato, sì o no? Sì. Bravissima, bravissima. Senti, Aldo Fabrizi, dove è nato? A Roma, e vedi che sai tutto. Senti, secondo te, Aldo Fabrizi, fra queste tre cose che ti dico, che cosa non è? Allora, regista, sceneggiatore, pronto? Mi senti? Regista, sceneggiatore, oppure poeta? Poeta. No, è anche poeta, è anche poeta. È anche poeta, va bene. Mi dispiace. Io ho detto poeta. Cosa non è? Era sceneggiatore, va bene. Ciao, mi dispiace, ciao. E lei ride. Lei Rosa, poveraccia, non risponde. Adesso io direi di cambiare, perché altro Fabrizio... Pronto? Sono Momo, posso dire? Momo! Momo, abbiamo una festa per te! Momo, venite per Momo!
Non ti riconosco più. Vuoi spiegare alla gente che abbiamo fatto festa perché? Perché? Perché ha telefonato Momo. È il millesimo concorrente. Conguiamo, Momo! Ciao, Momo! Ma lo vuoi sapere cosa hai vinto? Vuoi sapere cosa hai vinto? Non te lo diciamo per rispetto alle altre. No, bisogna dirlo, Momo! Momo! Tu hai vinto? Hai vinto? La collana della sciurapina! Momo! Evviva, evviva, Momo! Evviva! Però devi indossarla! Evviva! Devi indossarla e ti mandi la fotografia! Ti mandiamo la fotografia, indossa la fotografia! Ciao, ciao! Allora Momo, ti è piaciuto? Sì. Questo è da tanto che pensavamo di fartela. Senti, per te, siccome tu ti chiami Momo, abbiamo deciso di farti delle domande su un artista che più o meno ha la tua musicalità nel nome. C'è Toto, Totò. Quindi mandiamo la fotografia di Totò, va. Totò Momo. È bruttissima questa, mi dicono che aspetta. Ma c'è Totò, guarda che bello. Tu sei bello quanto Totò? Più bello. Sei più bello di Totò. Non è che ci voglia tanto, con tutto il rispetto per il maestro Totò, però va bene. Senti, io ti voglio chiedere su Totò. Vediamo un pochettino che ti chiedo su Totò. Su Totò. Su Totò, volevo sapere se Totò è nato nel secolo del 1800 o del 1900? 900. No, dai, ti ho dato due opzioni eccezionali. È nato nel 1898. Mi dispiace, Momo, mi dispiace tantissimo. Ciao! Come no, puoi giocare al prossimo gioco, al tuo gioco musicale. Ti salutano tutti qua. Ciao! Sì, 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 dai. Ciao, Mon Amour! Mon Amour ti hanno chiamato. È impazzita, Bijou. È impazzita completamente. Va bene. Allora, che, ti è piaciuta questa cosa del secolo? È una domanda del secolo. È la domanda del secolo questa domanda. Ti è piaciuta? Grazie, grazie. Io non dico pronto, lo dici tu perché io, se lo dico io, mi fanno... Mi hanno detto che la sciurapina ha conosciuto Totò. Ha conosciuto tutto. Pronto? Pronto Letizia? Da dove Letizia ti da Locri. Ciao Letizia, come va? Tutto bene? Bene, voi? Siamo nel mezzo. Ti piace Totò? Sì. Ti piace Totò? E allora ti facciamo delle domande su Totò? Sì, sì. Secondo te, dove è nato? A Milano, a Firenze o a Napoli? Bravissima, bravissima. Senti, poi ti volevo dire un'altra cosa. Totò, oltre che attore, secondo te cosa poteva essere? Dimmi una cosa che poteva essere. Poteva essere poeta? Uno sceneggiatore anche. Era anche uno sceneggiatore, ma poeta? Anche. Bravissima, qual è la sua poesia? E questa vale come domanda, come risposta esatta, quindi due. Mi dovresti dire la sua poesia più famosa. Dai che la sanno tutti. Ogni notte il 2 novembre. La sanno tutti, non ti posso aiutare. Comunque è un attrezzo da muratore. Giusto? A livella. Bravissima, bravissima. Allora, vediamo un attimino. Vediamo un attimino che altra domanda gli facciamo. Una facilissima. Allora, senti, la sua prima interpretazione come attore a teatro è stata in una commedia particolarissima.
Adesso io ti do tre opzioni per il titolo di questa commedia. Si chiama Bel Marianiello, Bel Pizzicariello o Bel Cicillo? È una commedia. Una commedia, il titolo di una commedia. Ma non me ne ricordo quello che avete detto. Bel Manariello, Bel Cucuzzariello o Bel Cicillo? Bel Cicillo. Bel Cicillo, bravissima. E adesso ti faccio la domanda, guarda, è una domanda facilissima, facilissima, e faccio entrare il notaio, così ti andiamo a mangiare una bella cena al porto, giusto notaio? Una bella cena al porto. Allora, il cognome di Totò qual è? Gagliardi. No, no, lo sanno tu, era facilissimo. C'è stato il maestro qui che ha fatto no. Dica lei, maestro, dica che è inquadrato, dica. De Curtis, no. L'avevo detto dopo, mannaggia. L'avresti detto dopo? L'ho detto, dopo. Sì. No, peccato, dopo, peccato. Comunque questa fotografia è originale perché c'è la sua firma, il suo autografo. Ciao. È solo tele mia. Ciao. Solo Telemia ha questa foto, solo Telemia. Come sappiamo mentire noi due, maestro? Come sappiamo mentire? Allora, vediamo, dica pronto lei, se no c'è dalla regia, guarda, mi stanno massacrando. Pronto? No, non lo posso dire. Me ne vado. Dica lei, faccia lei. Facciamo vedere su quale altro artista parliamo dopo. Adesso facciamo vedere che parliamo su vediamo un po', decidiamo su cosa vedere. Scegli tu, aspetta un attimo. L'hai visto? Pronto? Qua? Aspetta. Pronto? Totò. Pronto? L'abbiamo fatto. Come ti chiami? Fabrizio l'abbiamo fatto. No, Fabrizio non l'hai. No, non l'ho fatto, Aldo Fabrizio. Rosa da Locri. Ma Rosa non avevi già giocato. Aspetti che dobbiamo cercarlo qua. Hai detto che lo... Ma scusa Rosa, una facile, Aldo Fabrizi. Ma Rosa aveva già giocato a questo gioco, no? Rosa, no. Ma tu hai già giocato a questo gioco, come facciamo? Non è vero, l'hai passato, mannaggia te. No, non si può, mi dispiace, mi dicono di no. E nell'altro posso giocare? Ah, puoi giocare alla prossima, puoi giocare al gioco musicale, va bene? Ah, va bene. Qui abbiamo delle cose, stiamo dando un po' di amministrazione. Allora, l'hai pagata l'IVA? 17. Il 17? Ah, 17 euro d'IVA hai pagato? No, il 17. Ah, il 17. Va bene, no, dobbiamo mandare Aldo Fabrizi, regia. Aldo Fabrizi. Pronto? Toto. Pronto? Ciao, sì. Sono Jessica. Jessica! No, venga qua, si prende... Jessica, no. Da dove? Da rende sei Jessica? Sì, sì. Ma è quella di prima, ma ha giocato, però può giocare a questo gioco, cara. No, venga qua, si prenda lei. No, adesso, lei, io le indico le domande e gliele fa lei le domande a Jessica. Okay. Sì, allora, facciamo la prima domanda a Jessica. Allora, aspetta, prima aiutiamo, come tutti. Vai su Wikipedia, questo vai, funziona. Vai su Wikipedia. Allora, aspetta che arriva. Questo, maestro. Prima di tutto vai su Wikipedia. Ecco, ce l'ho. Ce l'ha. Sei va pronta? Sei andata su Wikipedia? Sì. Allora, Aldo Fabrizi. Guarda, questo è il massimo. Parliamo di Aldo Fabrizi. Come si chiamava la sorella di Aldo Fabrizi? Che è morta nel 93. Nel 1993 è morta la sorella di Aldo Fabrizi. Di Aldo Fabrizi, che si chiamava come Flavia. Quella di Troia, no? Come il cavallo di Troia. Si calmi lei, che siamo in primo pomeriggio. No, io intendevo Elena di Troia. Elena, ecco, perfetto, capito. Brava, uno, hai visto come aiuta lei. Allora, un attimino. Poi, qual è A quanti anni esordì?
22. Ma aspetta, aspetta. Allora, esordì come macchiettista. Bravissimo. Nei piccoli teatri della capitale. Certo. Così sai il segno su Wikipedia più o meno, no? Sì. Ecco. Allora, e poi, allora, tenendo conto che lui è nato nel 1905. Ed esordì a 26 anni. No, quello non lo dovevi dire. Come no? Non lo doveva dire. In che anno ha esordito? Bravo. Quindi, perfetto. L'ha rimodulata la domanda, perfetto. Certo. Bravissimo. In che anno ha esordito? In che anno ha esordito? Nel 1905 è nato, a 26 anni. Anche anni? Penultima riga di Wikipedia. Forza, Jessica! Brava! E sono due! Somma, 2 a 1931, guarda quanti punti hai! Allora, facciamo una cosa. Con quale grandissimo regista? Neorealista, appunto. Aldo Fabrizi lavorò nel 1945. Con Roma città aperta. Hai detto tutto. Dai. Roma città aperta. Chi era? Cosa? Allora. Te la sei scelta buona, Jessica, te la sei scelta. Allora, nel 1945 Aldo Fabrizi ha partecipato come attore in Roma città aperta. Nei panni di Don Pietro faceva il parroco. Rossellini! Ma è bravissimo! Ma come ha fatto? Dove l'ha trovato? Qua mi dicono che tu stai leggendo Wikipedia. Ma non è vero, non è vero. No, l'ho imparato a scuola. Brava! Che scuola fai tu? Quale scuola fai tu? A Rende c'è l'università, giusto, cinematografia. Allora, ha fatto un altro grandissimo film. Sì. Guardie, ladri, l'ho detto io, ladri sarà lei. No, tu hai detto guardie e io il ladri. Io ho detto guardie e io e ladri. Vabbè, lasciamo stare, lei l'ha pagata l'IVA, 17 sì, euro di IVA. Allora, no, il giorno 17. Ah, giorno 17, ho capito, portava pure spiga. Senti, c'è. Jessica, allora lui ha fatto un film che si chiama Guardie e ladri. Sì. Con quale grande attore fatto la compartecipazione in questo film come, diciamo, coprotagonista? Ah, non gli chiedi in che anno? Nel 51 l'ha fatto, è vabbè. È facile, fare. Nel 51. Nel 51 ha fatto Guardie e ladri. Chi era l'altro attore col quale ha fatto questo film? Ah, questo film. Dai, è famoso. Ti aiuto. Toto! Non Momo, Toto! Siamo a 4. 4, l'ultima. L'ultima, Sul palcoscenico, no? No, sul palcoscenico. Adesso, così lei non la legge qua, lei non la legge là, perché questa è l'ultima domanda, è importante. E non gli può fare la mimica. Ma come fa? Senti, comunque tu vieni se vinci, giusto? Sì, e vieni. Vieni, Jessica? Va bene. Allora... Jessica, senti, Aldo, ma se non vinci... Non bene comunque, per questo rispondo tardi. Perché deve ascoltare la... Devi ascoltare, giusto. Senti Jessica, aspetta, ma se vinci, tu vieni a cena con me al Porto delle Grazie? Sì! Ah, hai visto? Aia! Ma che batti 5, mi hai rotto un braccio! Vabbè! Allora, Jessica, ascoltami a me. Aldo Fabrizi aveva un grande hobby che accomuna sia il maestro che me con Aldo Fabrizi. Un hobby che lo sanno tutti. Basta guardarci. Sì. Basta guardarci. C'è non pure... guardare lei, che lei non ce l'ha questo hobby. Non so se c'è ancora, ma c'era anche un ristorante. C'era famosissimo. Quindi che hobby aveva? Guardaci. Tenga dentro, fuori, non si capisce. Quale hobby aveva, Jessica? Prima di mangiare. Aveva pure l'hobby di mangiare, però dico, prima di mangiare cosa viene?
cosa avviene sugli alimenti? Brava, brava! Tra l'altro facciamo un'ottima cuoca, la conosce lei? Va bene. Faccia entrare il facciamo entrare il notaio. Un applauso. No, lasciamo brava, stare. Notario. Lasciamo stare il notaio, un applauso al notaio, lasciamo stare. Cosa si vince? Scusi notaio, ma lì che è cosa? Il gioco del tris. No, scusi, voglio dire, ti posso dare un consiglio? No, no. Cioè, porta chi vuoi, vai con chi vuoi, ma non portare il maestro Ciccio. Che prima si mangia a tua e poi si mangia a sua. Ma questo non ho capito, ma. Cioè, hai capito? Cioè. No, no, io voglio il maestro! Vai! Ascolta, io ti ho detto. Cate sta polpetta! Agge, io ti ho dato un consiglio, poi fai come vuoi, come credi, eh? Giustamente. Ma dove andiamo a cena? Comunque si va a Porto delle Grazie, qui a Roccella Ionica, a mezzo metro circa, pizza e bibita per due persone, va bene? Sai dove è il Porto delle Grazie? Lo qui sa, a Roccella? Lo sa. Hai visto cosa mi ha regalato la società? Perché siamo in Serie D stasera, in festa c'è la piazza. Ma perché si prende queste cose su? Perché cioè, poi ci è andata in Serie tu. D lei, scusi, lei giocava. Lei neanche è andata a vedere la partita. Ma mi faccio la cortesia, vada via. Allora, detto, vada via. Ciao. Vada via. Allora, un applauso che se n'è andato via. Un applauso. Bravo! Ah, non ce la faccio più. Allora, pregherei la regia, l'ultima fotografia, che è Teo Mammucari. Non abbiamo tempo, mi dice la regia. Quindi, lei deve fare questa canzone per Jessica adesso. Certo. Perché l'ha invitata a cena. Cosa ci suona per Jessica? Una canzone d'amore per Jessica. Una canzone d'amore per Jessica. Del titolo? All at once. All at once. Vai così. Thank you.
Tu Sciura insegna della musica a Ciccio Band, ma noi la nostra grande interprete ce l'abbiamo proprio qui, vicino. Non ne abbia, caro maestro, però abbiamo Bijou, capacissima di fare qualsivoglia, insomma, canzone, quella che voi volete, quello che voi preferite, quello che voi in questo mi momento... Mi chiamano jukebox. So. Allora, sì, la chiamano jukebox, non so, dedichiamo qualcosa alla primavera, che poi basta, non so, jukebox si mette, che cosa, il gettone? La gettone. Poi basta toccarla, facciamo un esempio, non ci credete? Sì, sì. Ma insomma, che razzo di pubblico siete? Adesso vi faccio vedere. Facciamo una prova pratica, allora, ma basta toccarla. Tocchiamo. La tocco, le parte. Aria... Siamo qui nell'aria. Poi basta ritoccarla e si ferma. È un jukebox. Lo sapevate? Tutti con la bocca aperta, senza le mosche. Mi piace. Mi piace. Ne facciamo un'altra. Va. No. Basta toccarla. Ma, scusa, Pino. Sì, prego. Quindi senza monetina. Senza monetina. Basta toccarla, guarda. Io adesso la tocco, la tengo. Io già che pensavo. È la crisi, è la crisi. Guarda, io la tocco e lei. Sabato mattina ancora a scuola. Basta. Ma è bellissimo. Funziona. È bellissimo, mi ha detto. Non ci credi. Basta toccarla. Un'altra volta. Sì. Voglio parlare io. No, aspetta. Guarda. Azzurro il pomeriggio, papà azzurro. Fantastico. Mi piace lo scatto pure che fa. Azzurro, bellissimo. Vuoi provare tu, Max? Sì, voglio provare io. Cioè, faccio, posso, vai, ragazzi? Vai. Allora, sai che ti dico? Scusa. Quando ha detto toccarla, che ha fatto? C'era qualche limitazione, non l'hai detto? Adesso jukebox a un certo punto, voglio dire. Ma mi avevano detto... No, io devo difendere Massimo. Dai, è vero che non vuoi? Pino, mi avevano detto che per le musiche migliori bisognava toccare lì. No. Massimo, non va bene. Io avevo capito. Va bene. Io me ne vado. Adesso. Io me ne vado. Una bella interpretazione. Sì, non ha mica palpato, ha toccato. Che c'è? Io ho toccato la sua guancia. Ci mancherebbe. Vabbè, insomma, un po' di contegno, siamo in diretta. Pino, funziona pure col maestro? Vediamo. Io faccio scoreggio. Apprettiamoci, tra poco c'è la diretta alla piazza di Roccella Ionica per festeggiare il Roccella in Serie D. Intanto una bella canzone della nostra Bijou. Dopodiché gioco musicale, Gioco musicale, quindi all'86 36 00. Vi aspettiamo. Bijou! Il mio microfono, dov'è? È qua sotto? Grazie, notai. Cosa canti, Bijou? Adesso canto un bel pezzo di Bonnie Tyler. Bella allegra per voi. Chiudiamo. It's a hard day. Nothing but a hurry. Hits you when it's too late. Hits you when you die. Thank you.
Grazie, eccoci qua. Veloci, veloci, sulla pina di corsa, corra, corra, corra. Che dobbiamo spicciarci perché alle 5 e mezza c'è questo collegamento con Piazza San Vittorio. Vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori per quale ragione? Dove siamo? Perché siamo in chiusura. Pino? Sì, sì. Abbiamo questo allora, collegamento alla Piazza di San Vittorio di Roccella Ionica perché in realtà... Perché? Che è successo, Sciurapina? Che è successo? Che è successo? Perché siamo in chiusura? È successo un casino, no. Pino. Che è successo? O perché siamo in Serie A? È successo un casino. C'è il marito di Bijou. Il marito c'è di il marito Bijou. Di Bijou che mi sta ricorrendo. Cercando Massimo. No, non l'ho fatto apposta. Non l'ho fatto apposta. Va bene, va bene. Non è successo niente. Mi hanno detto di tastare che c'era la cosa. E lo sarà Mazzotti là sotto. Qual è il problema, Massimo? Che mio maritino, che è un artista del legno, ha sempre un pezzo di legno in mano. In che senso? Vado via. Vado via. Non so se oggi lo proverà. Anche un'ascia. Vedo che c'è anche un'ascia. Anche un'ascia. Qua. Va bene, va bene, va bene. No, va bene. Non credo che sia questo. Che basta, è nascia. Sì, ma scusa, ma anche lei, salvami la pelle. Ma anche lei, Bijou. Ma guarda, io è da un'ora che sto testando qui a, alla Sciurapina. Pronto? C'è. Ecco. Ah, a signora Ro. A signora Ro. Di prima. Veloci. Primo pezzo. 5 pezzi a indovinare. Siamo al gioco musicale 8-6-3-7-0, solo poche chiamate, siamo in chiusura di questo nuovo appuntamento, finalmente è domenica. Pronti con il primo brano? Pronto? È un tuo scaraccio, via! Che si mette a ballare sulla bocca a tutti! Benissimo, benissimo. Che salta sopra i tavoli! Con tutti i gli all'aria, come il maestro! Il maestro c'è la pioggina! Allora, dai! Risposta? Che c'è? Veramente! Aiutino, almeno il titolo del film, dai. Beh, però Rosa, scusami Rosa, questo vuol dire che non sei un'affezionata ascoltatrice, perché due settimane fa, Rosa, o tre forse, io l'ho cantata questa canzone, l'ho dedicata alla vita. Solo pochi secondi, via. Lo vedi, Bijou, poi dice che te tocchiamo. Allora, conta la rovescia per la signora Rosa. Regia, conta la rovescia. Attenzione. Uno, due, tre. Niente. Ciao Rosa. Ciao Rosa. Rosa, un'altra chiamata veloce. Non ci pensare, la vita è bella. Sentiamo. Che? Come? Sentiamo. Sentiamo chi sentiamo. La vita è bella, che dobbiamo fare? Pronto? Pronto? Chi è? Momo? Maestro! Ah, ciao Momo! Si scatena la festa! Indovina questa, Momo! Evviva! Perché per te la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone. Chissà se davvero vai a vedere la tua squadra, o se invece non mi lasci con la scusa del pallone per te, perché è la verità. Questa è la partita di pallone. Chi è?
ha detto giusto, la partita di pallone. Perfetto, partita, bravo Momo, bravo Momo. Momo, amico mio, mi fa sempre delle belle figure. Secondo brano. Secondo brano, maestro Ciccio. Lei non che quella pelle ruvida, un gran freddo dentro l'anima, fa fatica anche una lacrima a scendere giù. Troppe attese dietro l'angolo, gioie che non ti appartengono, questo tempo inconciliabile gioca contro di te. Ecco come si finisce, boh, inchiodati a una finestra, noi spettatori malinconici di felicità impossibile. Tanti viaggi rimandati e già valigie vuote da un'eternità, quel dolore che non sai cos'è, qui non ti abbandonerà. Titolo, Momo, veloce veloce. Faccio Momo. Fare bella figura. Felicità, mi date un po' felicità? Di come fa felicità? Momo mio, no. Momo mio, no. Ma perché? Non è felicità. No, Momo mio. Momo. No. Momo mio è bellissimo. Sorcino. Momo mio è bellissimo. Ma dai, hai già sbagliato, che aiutino ti do. No, okay. Scusa. Momo, dobbiamo chiudere. Momo, ciao, Momo. Ciao tesorino. Ciao Momo mio. Mi raccomando, settimana prossima chiama. Momo, noi dopo di qua dobbiamo andare in piazza. No, vabbè, ok. Momo fa parte del... Altra chiamata, veloce veloce, tutto per Asciurapina, questo nostro nuovo concorrente. Tutto su. Se lo goda. In che senso? In che senso? C'è Antonio. Calato c'è il silenzio. Su. Pronto? C'è. Pronto. Come ti chiami? Come ti chiami? Prego. Non essere timido. Si metta una flebo e risponda. Ma scusi, ma sta chiamando dalla sala di riposo. Io. Come? Mi chiamo Peck. Peck come? Come che ne so, pecora? Come che? Come la plastica, Peck. Elettronica certificata. Ah, ah, da dove chiami, Peck? Oppure pazzo esaurito cotto. Da dove chiami? Da dove chiami? Che tempo fa? Che tempo ma fa? Scusa, ancora ma prima da Pino, dove chiami? Da dove chiami? Ah, abbiamo la potenza e il tempo comincia. Mannaggia. Un applauso per gli amici di Cosenza. Ma sei amico di Jessica? Perché rende Cosenza. No, io sono amico. No, volevo solo salutare la BQ. Oh, tesoro bello. Ma sì, ho barato e lo conosco. È il mio impresario. Preparatissimo, ho detto adesso mi prende in castagna la Asciurapina. Buon lavoro, buon lavoro. Grazie. Non gioca. No, che gioca, non sa niente, non sa. Vero che non sai? Non gioco, buon lavoro. Grazie per i saluti. L'ultima chiamata, prima del collegamento con la piazza di Roccella. L'ho fatta apposta, lui mi picchiano tutti se tocco. O quando comunque mi daranno l'ok per passare la linea in piazza San Vittorio. Intanto mi dicono anche di fare saluti, dato che si è parlato di Cosenza, anche al Cosenza Calcio, perché certo, anche essa manca un solo punto per accedere alla campionessa Serie C. Pronto? Come ti chiami? Sono un'altra signora Rosa. Va bene, te la diamo. Sicuro? Partita bene, partita se no, bene. C'è il nostro ufficio legale qui rappresentato dal nostro notaio. Da dove chiami? Senza come siamo combinati. Mi consenta, è la signora Rosa clonata. Una alla volta. Da dove sì, chiami? Siamo due. Siamo in due. Da dove chiami? Da Locri. Non è la stessa rosa di prima? No. Ok. Bene, si è finito la 007, no, secondo, a Massimo. Secondo me, se lei la fa la terza domanda, noi capiamo se lei è quella rosa o un'altra rosa. Qual è la terza domanda? Sei certificata, sì. Che tempo c'è? Se tu rispondi diversamente dall'altra rosa, sei l'altra rosa. L'altra rosa. È normale. Che tempo no, fa? Non ci inganna più. Non ci inganna più così. È bellissimo. Bravissima! Bravissima! Cosa vince notaio? È un altero. Cosa ha vinto? Niente, non vince niente. Non vince niente. Posso dire una cosa? Una. Sì. Dilla. Volevo ringraziare. Anche noi.
La pasticceria Mont Blanc. Ah, ah sì. Sì, che è successo? Perché sono stati gentilissimi. E molto generosi. Allora, senti, ma se noi ringraziamo pure, ci danno qualche cosa di buono, ci partono qualcosa, qualche bel pasticcino. Ricordiamo che noi ed è il premio che ho ritirato. Okay. Ma tu devi sapere che tutti i nostri sponsor sono bravissimi, gentilissimi e eccezionali. Un applauso a tutti, grazie, i nostri sponsor. Grazie. Non dubito. Grazie. Okay. Possiamo partire con la gara? Vai. Pronta, sì, sì. Per il brano, via. Poi mandi un vaia per questa pubblicità che non è gratuita. No, 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 assolutamente. Primo brano. E da due giorni, eh? Oggi abbiamo 23. Quindi da due giorni. Fermi! Basta! Primavera, ti guarimerei. Ma sei bravissima! Brava. Bravissima! Queste volevamo, rose, queste volevamo rose. Volevamo cantarla noi. Ma io posso fare posso dire una cosa? Anche no, una? Sì. Quale? Voglio dare un bacio al mio fan. C'è il marito. No, vabbè, che vuol dire? Grazie, Vincenzo da Favaro. Grazie, grazie. Favaro. Favaco, perdonami Vincenzo. Ma oh, periodo cioè, delle fave. Faccio, sono il notaio, può avere dei fan, non ho capito. Favaco. Biju, io sono un tuo fan. Sì. Faccio... Massimo. Mi ha ammazzato tuo marito. Io a te il bacino non lo do, perché tu c'hai la mano lunga. Massimo. I capelli ti mettono bene, ma guarda tu, guarda. Guarda. Io sono un fan e lei mi... Basta. Te lo sei meritato. Tu hai sentito parlare così di fave. Così impari a palpare. E ti sei avvicinato a Biju. Fave? Fave, guarda che noi ti fave. Beh, ma il periodo delle fave, dai. È la prima volta che. Ma c'è un cocca. Ma fave, non ci arrivo, io non ci arrivo. Una sola che è un problema. Ragazzi, io non ci arrivo a queste cose, mi spiace. Calanzaro, lo so. Brano, secondo brano. Vabbè, sei dominato il primo. Bravissima Rosa. Visto che mandi un bacio a Vincenzo di Favaco, cara Biju, gli facciamo una canzone a tema. Oh. A tema? Una canzone a tema su Favaco. Quando ti ho vista in TV, bella così come sei, non mi sembrava possibile. Tra tanta gente che tu ti accorgessi di me. Appunto, solo con insieme. È stato come volare qui dentro camera mia. Come nel sonno dentro di io ti conosco da sempre e ti amo da mai. Vai, finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi.
questa lunga storia d'amore. Brava Rosa! Brava! No, come? Come si è sentito male il notaio? Di applausi, bacino, applausi, applausi, applausi. Dagli un bacino, dai. Si è sentito male, dagli un bacino. Io gli do un bacino. E che mi devo sentire male pure io? Una persona si sente male. No, una piccola vomitatina è stata, mica una cosa. Una vomitatina. Ma non scracchette è stata. Allora, terzo brano. Rimediamo, siamo in chiusura, gioco musicale. Ma deve essere difficile perché è troppo brava Rosa. È troppo brava. Rosa è troppo brava. Dobbiamo spingere su un pezzo. Vita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio corpo no, le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto, quale sei? E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che tu dormi tu. Sono sempre fatti tu, tanto so che quassù male che ti vada tutta me se ti andrà per una notte. Titolo però, quello esatto è? È un pezzo meraviglioso. Minuetto. Brava, brava. Meraviglioso. Scusate, è partito un sorriso, si è sbudellato proprio dalle risate. Elisabetta. Perché tu cambiamo di posto. No, perché no, ha le mani. Parti, no? Ha le mani leste. Ferma! Surabina mi aiuti! Ferma! Che è successo? Si sente male! Ferma! Possiamo cambiare di posto per piacere. Perché lei ha le mani leste, signor Balotta, Io! Ma lei è perché c'è il marito! Pure di Elisabetta c'è il marito! Stai attento! E che? Tutti i mariti qua stanno! Stai attento! Ma dopo questo papà le deve smettere! Non si preoccupi lei, che lei non la palpa! È finalmente domenico, finalmente si palpa qua! E basta! Fermi, perché la sciolatina non ci ha capito nulla. Ma guarda tu. No, ci ha capito. Terzo brano. È sempre terzo, è il quarto. Terzo bis. È il quarto, attenzione. Per piacere. Castigo. Un raggio di sole, cielo blu come il mare, che mi porta un dolore che sale e che sa. Mi ferma sulle ginocchia che tremo, solo per te. Non arresta la corsa, non si vuole fermare, il dolore che sale fa male. Ora lo stomaco fegato va, c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, da questa parte va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Allora? Si sta sentendo male, aspetta. Si sta male? Ma questo non sono avventure. Dai. Ma non può andare via, non può andare via. Hai indovinato? Che c'è? Questa non sono una figura maestro. Prego, Nica. Vabbè. Dica,
Più buio della... Dica, dica. La risa. Si butti. Risa? Ah, risa. Risa. Solo non ho capito. Aspetta, non ho capito. L'ultima parola che hai detto, qual era? La... L'ultima parola che hai detto. Brava! Voi avete sentito altro? Io no, ho sentito solo la notte. Ha vomitato bene. Ha risposto bene. Ok, perfetto. Siamo al terzo. No, quarto. Terzo twist. È l'ultimo. È stata bravissima. Vai. Brava. Oh, per piacere. Prevedibili e sempre uguali, sono fatti tutti così gli uomini e l'amore. Come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi, e che non siamo poi cattivi. Mi sorprendi quasi più forte la tua moto dal motore che sento truccato, e va bene vita tu che sei brava più di me, ed io attendo che sia amore. Ma io ma tu sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno, non voglio di più. È scappato, G. Qual è il titolo? Abbiamo detto noi, qual è il titolo? Acqua e sale. Fermi. Chi ha vinto? Qui se c'è qualcuno che ha perso è la Sciurapini. Ha perso la collana. Dov'è la collana? Massimo. Lei oggi con le mani che ha... Allora, mi hanno detto che mi davano 1200 euro per la collana. E io non ce l'ho fatta, l'ho presa e gliel'ho data. Eccolo qua. Adesso accosta di più. Dov'è la collana della Sciurapini? Il maestro l'ha voluta assolutamente. Mi ha dato 1200 euro per lui. Non lo dovevi fare. Il maestro l'ha presa. Ce l'ha. Secondo me Sciurapini è stato quando chiedeva l'elemosina. Che gli no, ha grattata la collana. Sbagli, puoi andare no, tu no. A chiedere le Le hanno messe. Io! Però non me ne sono accorta di quello che è successo. Ma è stato un Sciurapini con una strezza, un furto con destrezza. È stato un gioco. Va bene. Non mi dica che l'è piaciuto. Sì, mi è piaciuto. Siamo in fascia protetta. Le hanno messo le mani nel collo. Da te mi è piaciuto. Ma sta parlando, non sta parlando di me, sta parlando di te, Pino. Ma io non Pino. Gli è piaciuto. Gli è piaciuto. Buona. Dei ragazzacci, era Elisabeth. Scusate. Sono dei ragazzacci. Se l'è ripresa. Dov'è? Grazie. Bene, chiudiamo la grande. Non sono altre chiamate, vero? Un po' più stretta. Dobbiamo chiudere. Ma chi ha vinto? Va bene, però facciamo, Pino. Ecco. Allora, guarda, fai il confronto delle pasticcerie, perché hai vinto un vassoietto di pasticceria offerto da L'Angelo Dolce qui. Il Roccella Ionica, va bene? No, vorrei fare una domanda tecnica, chiedo scusa. Siccome il notaio ha messo il microfono sotto l'ascella, è riutilizzabile il microfono? No. Allora, lo può buttare. Si getta. Bene, dobbiamo chiudere. Chiudiamo una bella canzone. Voi che dite, siete d'accordo? Sì. Di Bijou e di Salvatore Critelli. Una bella canzone napoletana. Okay. Poi tutti in piazza. Salvatore! Tutti in piazza. Andiamo in piazza. Noi aspettiamo Salvatore. Aspettiamo Bijou. La Ciurapina ce la portiamo? Ciurapina. La porta lei? Dai, fate viaggio, andiamo tutti in piazza. Piazza San Vittorio. Mi piace che c'è la diretta, ciao! È un piacere!
Siamo? Sì, siamo pronti. Hanno vinto, perché suona? Non si sente suonare. Quella meno tre. Cosa? È stato una gigi. Non parte. E vai. Il bello della diretta, è vero? Ma noi tranquillamente possiamo cantare a cappella, dov'è il problema? Senza, sì, certo. Ma sì, ma allora cominciamo a farla a cappella, poi quando il maestro ci dà le, noi attacchiamo. La facciamo senza musica. Siamo in fascia protetta, non dite parolacce. Però. Maestro, cappella. Andate a cappella. Andiamo a cappella. Scinna con me in fondo mare a trovare chi le canu tenima ca. Vieni con me a comincia a capire come inutile sta a soffrire. Fonno mare a trovare chi le canu tenima ca. Vieni con me e comincia a capire come inutile sta a soffrire. Guarda sto mare qua c'è in fondo e paura, sta cercando e c'è imbara. Ma se fa a sta dormiendo all'anima cavo pura, se tu non scendi a fondo non lo vuoi sapendo. Come se fa a sta picchia soltanto mare che c'è sta e poi la sa stucare solo niezza di. Comincia a cantare insieme note che l'aria dà, senza guardare tu continua a volare mentre il vento ci porta là. Ad oggi stanno parole più belle che te pigliano per imparare. Come se fa a tra dormiendo all'anima che vuoi pura, se tu non scendi a fondo non lo vuoi sapendo. Come se fa a tra picchia soltanto mare che c'è sta e poi la sta stupore solo mezza di. Andrò dormendo all'anima che avevo cura, se tu non scendi a fondo non lo puoi sapendo. Come se fa a trapicchia soltanto mare che c'è sta e poi lascia sto cuore solo mezza via. La 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 la.
Ciao. Grazie, buonasera a tutti. Buon proseguimento di domenica. Salvatore. Grazie.